diamo il benvenuto alla nuova puntata di edili.com direttamente dal Salone dell'Edilizia 2022. Infatti siamo al SAIE 2022 di Bologna, dove abbiamo fatto un vero e proprio bagno di tecnologia attraverso tantissimi strumenti e software all'avanguardia per migliorare il settore dell'edilizia. Come? Seguiteci e lo scoprirete. Oggi vi portiamo con noi in un viaggio esplorativo al SAIE 2022, la fiera delle costruzioni, progettazione, edilizia e impianti, che si è da poco svolta a Bologna, per vedere insieme che cosa ha catturato la nostra attenzione. Come si sa, oggi anche il mondo dell'edilizia è stato investito dalla tecnologia e dalla digitalizzazione. Ecco infatti alcuni strumenti innovativi, utili per progettare, pianificare, affrontare il cantiere e lavorare in sicurezza. La frontiera dei laser scanner, ad esempio, si è evoluta e arricchita con modelli sempre più avanzati e precisi per effettuare rilievi topografici o stradali, per misurazioni di angoli e distanze in cantiere, con stazioni software sia meccaniche che robotiche, con o senza GPS, per una scansione e una restituzione di modelli 3D altamente precise, ai fini per esempio di ristrutturazioni, restauri o altre particolari lavorazioni. Anche la realtà virtuale sta prendendo sempre più piedi in edilizia per visualizzare problematiche specifiche, gestire i progetti ed effettuare revisioni congiunte di cantieri nello stesso spazio virtuale. Il vantaggio? Tutte le figure professionali coinvolte possono ritrovarsi a distanza e vedere in scala reale l'area di lavoro e le sue criticità. Eccoci infine nel padiglione dedicato alla formazione e alla sicurezza. Qui l'Istituto Professionale Edile di Bologna è stato presente con il suo stand assieme alle scuole edili di tutta Italia, che hanno potuto farsi conoscere attraverso dimostrazioni di lavoro pratico e simulazioni tecniche di training sulle macchine da cantiere. Un allestimento pensato per attrarre sì le giovani leve, ma anche per migliorare la professionalità di chi è già inserito nel settore. Professionalità, regolarità, sicurezza e formazione sono le basi di un'edilizia di qualità. Abbiamo portato in fiera il simulatore Vortex, che dà la possibilità di fare un training sulle macchine di cantiere. È particolarmente importante e innovativo perché permette di attrarre giovani leve e anche di costruire e migliorare la carriera professionale di addetti già inseriti nel settore, in quanto attraverso le esercitazioni vengono rilasciati dei report che permettono di valutare l'avanzamento di carriera e delle competenze. Il simulatore è particolarmente green, non c'è assolutamente nessun consumo, è flessibile in quanto il docente può adattare in base al livello di partenza di ciascun candidato le prove, permette di andare al campo prove e acquisire il patentino e una cosa a mio avviso molto interessante, si lavora a livello di prevenzione e sicurezza, in quanto con il simulatore riusciamo a simulare anche delle situazioni estreme che si auspica non capitano mai in cantiere, ma comunque riescono a dare la misura di quello che può essere l'intervento e come trovare il modo di uscirne in alcune situazioni di impasse. Gli scenari che si possono provare con il simulatore sono molteplici, non solo dal punto di vista dei macchinari, ma dal punto di vista anche degli agenti atmosferici. Ad esempio possiamo provare il simulatore con il vento, con la pioggia, con la neve, al buio. Questa che vedete è una tecnologia che è stata prodotta in collaborazione tra Boston Dynamics e Trimble stessa, che vede l'applicazione di Spot, quindi il cane robot, dotato chiaramente di piattaforma inerziale e altri sistemi che permettono di evitare collisioni ed evitare ostacoli e permette ad esempio in situazioni quali stati avanzamento lavori, quindi andare a scansionare l'ambiente 3D in step temporali differenti, di avere una progressione di raccolta dato temporale appunto che permetta di andare poi a modellare progressivamente quello che può essere un cantiere o uno stato di fatto generico. In questo caso ci ha montato sopra uno scanner statico Trimble X7, che è uno scanner chiaramente di ultima generazione ad alte prestazioni, gestito direttamente da un tablet con un unico software gestionale che va a comandare sia lo scanner che il robot. Il robot può lavorare o dinamicamente, quindi pilotato direttamente da un pilota, diciamo appunto, oppure andare in autonomia e quindi avere dei waypoints o programmati che permettono di andare a fare delle stazioni fisse di ripresa dello scanner per poi andare a caricarsi quando serve direttamente alle basi di ricarica e all'occorrenza trasmettere i dati da remoto. Da qualche anno stiamo portando le tecnologie di realtà mista all'interno del nostro settore. In particolar modo device indossabili
come quello che vediamo, Trimble XR10 che monta HoloLens 2, permettono di portare i modelli digitali oggi utilizzati negli aspetti progettuali all'interno delle attività di construction e di maintenance, quindi all'interno dei cantieri e nelle fasi di operation. I casi d'uso principali sono sicuramente quelli orientati alle fasi di controllo della costruzione, di premontaggio, verifica degli stati di avanzamento, ma un altro dei temi su cui stiamo sviluppando casi d'uso sono quelli della sicurezza e della sostenibilità. Abbattere i viaggi e i trasferimenti di operatori esperti che possono supportare da remoto, per esempio, gli operatori sul campo, va sicuramente a favore della sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda invece il tema della sicurezza, il poter monitorare digitalizzazione di cantiere rispetto ai piani appunto della sicurezza è sicuramente uno dei temi oggi maggiormente interessanti. La funzionalità del dispositivo è assolutamente immersiva. La realtà mista permette di avere la stessa immersività della realtà virtuale, ma potendo muoversi all'interno del contesto reale. L'interazione è con le nostre mani, quindi non abbiamo bisogno di ulteriore attrezzatura per orientare, diciamo, le funzionalità degli applicativi. E oltretutto il device, pensato appositamente per i contesti industriali di cantiere, monta un sistema Bluetooth per audio conduzione ossea che ci permette di sentire perfettamente l'audio della persona con cui stiamo parlando da remoto, anche in contesti molto rumorosi. Qui abbiamo la realtà virtuale, che è uno strumento che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel mondo dell'edilizia e nel mondo in particolare della visualizzazione delle problematiche nell'edilizia. Perché molto spesso succede che ingegneri in particolare, per cercare di fare revisioni, di gestire meglio il progetto sotto diversi punti di vista, cerchino di fare delle revisioni congiunte del progetto tutti insieme in un unico ambiente virtuale. Quindi condividendo uno stesso ambiente, una stessa piattaforma, uno stesso ambiente virtuale in cui si può condividere il progetto e vedere insieme quali possono essere i problemi legati alla progettazione architettonica, alla progettazione ingegneristica. La quarta ed ultima giornata del SAIE 2022, la fiera delle costruzioni, progettazione, edilizia e impianti, ha visto protagonista la finale della gara nazionale di arte muraria ed il Trophy, organizzata dall'ente unico Formazione e Sicurezza Formedil in collaborazione con SAIE, Bologna Fiere e IPLE, Istituto Professionale Edile di Bologna. Alla gara hanno preso parte i migliori muratori tra i giovani allievi e gli esperti maestri selezionati dalle scuole edile di tutta Italia e vincitori delle rispettive selezioni territoriali. Qualche settimana fa, infatti, IPLE Bologna ha ospitato la finale regionale da cui sono usciti i migliori muratori emiliano-romagnoli che si sono sfidati costruendo a regola d'arte manufatti di arredo urbano in mattoni lavorati a vista e che poi sono approdati alla finale nazionale ospitata dal SAIE Bologna. Ed il Trophy è sì una gara di carattere tecnico, in quanto le due categorie senior e junior si sono sfidate nella costruzione di due diverse tipologie di fontane, ma è anche un'occasione di socializzazione e di affermazione dei valori della professionalità e del mestiere edile tra regolarità, sicurezza e formazione, nei principi cardine di un lavoro di qualità. Dopo quasi 6 ore di attività e un'attenta valutazione tecnica da parte della giuria, che ha particolarmente apprezzato anche il rispetto delle norme di sicurezza messe in atto e la pulizia del cantiere ad opera finita, la gara ha visto l'ESEP, ente scuole edile province Nord Sardegna, aggiudicarsi il titolo di migliore squadra a lavorare in sicurezza e ha visto trionfare per la categoria junior l'ESEP, ente sistema edilizia Brescia, e per la categoria senior l'ESEP CPT, l'organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia Frosinone. Oh, ma cosa fai? Non puoi entrare in cantiere conciato così. Guarda, puoi farti male. Ricordatevi che con i giusti dispositivi protettivi non vi fate male in cantiere. Noi vi ringraziamo per averci seguiti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo vi ricordiamo come sempre che potete rimanere aggiornati sulle numerose attività dell'Istituto Professionale Edile di Bologna e sul mondo dell'edilizia in generale attraverso le pagine social che vedete in sovrimpressione, e oltretutto potete anche rivedere tutte le puntate della trasmissione edili.com sul canale YouTube.